Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Allora, noi conosciamo la tua scheda, così dice la scheda tecnica. Di un cantante si rappresenta con le schede tecniche, dove c'è il racconto un pochettino dell'artista, del duo, in questo caso duo, che si racconta. Ma per chi ci sta ascoltando, come descrivi Aito? Allora, il termine che sto utilizzando per mettere giù una parola è songwriter. È un termine inglese, non amo associare i termini inglesi, soprattutto quando si fa musica in italiano, però diciamo che songwriter può essere tradotto come cantautore fondamentalmente, ma un'accezione più legata alla scrittura e proprio all'aspetto compositivo. Nel mondo anglosassone un songwriter può anche non cantare, ad esempio, infatti si dice singer and songwriter. Quindi mi piace presentarmi come questo modo e dare proprio l'idea che al centro del progetto ci siano le canzoni, non la voglia di perseguire un genere, di far parte di una scena, di avere un sound deciso prima, ma di scrivere canzoni, dare forma alle nostre idee, e trovare loro il vestito e la dimensione che le possa far rendere al meglio, che possa rendere giustizia a queste canzoni. E a questo punto parliamo del nuovo lavoro, il primo lavoro come duo. Come nasce questo lavoro? Come si evolve? Come è stato, da cosa è tratto ispirazione? Da come nasce poi, successivamente, come nasce il titolo? Allora, le origini, so che sembra una cosa banale dirla, che sarà sentita mille volte, ma mi sono trovato nel lockdown a scrivere canzoni. Io ho sempre suonato in band come chitarrista e quindi magari scrivevo parti di chitarra, scrivevo per la band del momento. Mi sono trovato in quelle settimane famose della primavera 2020 in cui ho scritto una manciata di canzoni che non potevano avere collocazione in nessuna delle band con cui collaboravo al momento. Subito dopo il lockdown, una delle prime uscite, ho rincontrato Ivan Cole, con cui siamo amici da ragazzini. Suonavamo nelle band di paese, della zona, e mai nella stessa band o quasi mai, ma abbiamo condiviso tantissimi palchi. Ci siamo trovati, lui era stato tantissimi anni a Londra, era entrato abbastanza da poco, ne abbiamo parlato e abbiamo iniziato quindi a lavorare. Quindi mi ho mandato i primi provini su WhatsApp, voce e chitarra, da quello abbiamo iniziato a tirare su delle basi e ci siamo accorti verso fine del 2020 che la cosa prendeva una forma organica, che quindi potevamo iniziare a pensare a un EP di 4 tracce con un certo tipo di narrazione e poi nel corso del 2021 abbiamo completato tutto. Non era neanche scontato all'inizio che dovessi cantarli io i pezzi, mi sono iscritto a lezioni di canto per poter fare questo EP, non mi vergogno a dirlo. E in questo modo siamo arrivati ad avere questo lavoro in mano, che si chiama appunto Fenomenologia degli Occhi Chiari. C'erano un po' di titoli in ballo, a cui stavo pensando, poi è arrivata questa foto, che è la foto di copertina del mio gatto Klaus, che è protagonista anche del video di Artisti Vari. E, una foto fatta a casa, dal telefono, senza fare apposta, l'ho vista e ho detto, no, questa deve essere la copertina. E pensando ai suoi occhi, pensando ad alcune parti del testo proprio di Artisti Vari, riflettendo sul fatto che gran parte dei testi o delle persone presenti nei testi e anche nei momenti cruciali della mia vita, Ivan compreso, hanno gli occhi chiari, da lì si è fatto il titolo. Soprattutto poi apprezzo di contro il fatto che io gli occhi chiari non ce li ho, quindi si crea anche un po' una contraddizione che sono cose sempre che mi interessano. E possiamo dire che in fondo questo disco ti è servito da parte di autopsicologia, autoterapia?
assolutamente. Assolutamente. Adesso poi mi servirà dell'altra autoterapia per uscire dalle crisi dovute alla lavorazione del disco. Però questo è normale, era messo in conto. Però sì, queste quattro canzoni sono l'espressione di alcuni problemi, alcune paranoie, alcuni dubbi miei, che penso che ne ho come ne hanno tutti, cioè chiunque ha le sue difficoltà, ha le sue debolezze, e trovo proprio terapeutico prenderle e metterle in un posto, che sia una canzone. Sono lì, li vedo, non li vedo più come una cosa che è dentro, anche se dentro rimane, ma è fuori, e la posso affrontare quando voglio. Quando ho voglia di pensare, di ascoltare, di suonare quella canzone, so che in qualche modo sto lavorando su me stesso per l'aspetto di cui parla la canzone. E quella che è la speranza è che in maniera speculare questa cosa possa funzionare anche su chi l'ascolta, cioè che dia degli spunti anche puramente emotivi, anche senza analizzare i testi letteralmente, andando a cercare il significato che ho voluto mettercene io, ma che possa far girare qualche ingranaggio, qualche meccanismo, possa porre delle domande, mai dare delle risposte, in modo che anche qualcuno possa fare un lavoro su se stesso, per quanto piccolo può essere ciò che ti può lasciare una canzone. E invece, leggendo un pochettino, abbiamo notato che in realtà il primo brano scritto poi l'avete considerato per ultimo. Cioè, perché il primo non è primo ma è ultimo? E poi in realtà una canzone, no, il titolo non l'abbiamo capito, Hashtag 1. Allora, sì, quella è la prima. Allora, la canzone che è ultima in scaletta, che è La Prima a Morire, era effettivamente quella su cui abbiamo lavorato per prima. E, è ultima fondamentalmente per due motivi. Intanto per un motivo di, diciamo, godibilità musicale del prodotto. È vero che nessuno ascolta più i dischi, anche se sono solo di quattro pezzi dall'inizio alla fine, però piace ancora illudermi che ci sia qualcuno che lo fa, e questa suonava bene come fine, come sigla di chiusura, un pezzo un po' più ostico musicalmente, non ha ritornello, non ha parti percussive, e poi anche perché è un testo un po' staccato dagli altri, nel senso che affronta sempre, cioè si tratta sempre di una problematica, di un'autoanalisi, ma ipotizzo, cioè non ci sono io in quel testo, infatti il testo è al femminile, e cerco di entrare in un'ipotetica altra mente, quindi è un po' staccata anche a livello di testo. Primo pezzo invece che dicevi con l'hashtag, fase 1, l'hashtag è semplicemente come simbolo numerale, come si usa all'anglosassone, e si rifà ancora a quel vocabolario da lockdown che abbiamo un po', fortunatamente stiamo iniziando un po' a perdere, no? C'era la fase 1 ad aprile-maggio 2020, poi la fase 2, poi abbiamo iniziato a perderci nei colori delle zone. Non riuscivo a trovare un titolo per quella canzone, è stata scritta proprio all'inizio, e proprio l'attacco del testo, delle strofe, non devo prendermi male, devo trovarmi da fare, erano delle brevissime riflessioni che facevo trovandomi lì. Poi non è tanto una canzone sul lockdown, sulla pandemia, il mondo ne è pieno, ma su un certo tipo di relazionare la propria persona con la socialità e con la collettività, un certo tipo tossico di relazione tra il sé e il sociale, che ha iniziato a delinearsi chiaramente in quel periodo e che abbiamo visto in varie sfaccettature in questi ultimi anni. Tu hai detto che hai suonato come chitarrista in molte band, hai fatto prima cosa, che emozione si fa salire sul palco e avere la platea che ti si apre? In realtà inizialmente probabilmente sta in silenzio, o forse cerca, ti emana quella, inizialmente quella piccola energia, poi col suonare quell'energia cresce perché iniziano a cantare, ad animarsi. E qual è la tua sensazione, l'emozione
ma soprattutto ciò che ti viene in mente in quel momento, che tu vedi questa folla che comunque vada, ascolta è quello che stai suonando, e quindi ti rimette quell'energia, te la rimanda a te. Esattamente quello, ed esattamente quello il motivo per cui faccio musica, per cui penso la maggior parte delle persone lo facciano. Avere il riscontro, cioè la musica è condivisione, è il dare qualcosa e vedere che quel qualcosa si trasforma nelle persone che lo ricevono e te lo rimandano indietro sotto forma di energia, sotto forma della loro lettura. E quando quelle persone sono lì davanti, e se siete lì nello stesso momento e tu stai facendo casino e loro magari fanno anche casino anche loro, e questo è massimo. Questo è tutto quello che può avere, ha un impatto emozionale veramente forte e non è banale perché non è neanche sempre positivo. Perché può essere la serata che ti viene storta, può essere anche destabilizzante in certi momenti, però è la cosa più importante, mi manca molto, visto che comunque non è ancora previsto di portare questo progetto live e diciamo che posso avere la fortuna, avendo qualche anno sulle spalle, di aver fatto in tempo a vivere una musica ancora incentrata sul palco, anche da musicisti emergenti, mentre adesso c'è fare l'emergente, che è una parola tra l'altro che mi piace molto poco, sembra essere il lavoro di ok, vai in studio e poi conti gli stream, le views, i cuoricini e i follower che hai. Ok, però quando te la godi? E il bello del live è quello che... Poi abbiamo notato una cosa particolare, alcuni artisti ci hanno detto che quando suonano il pezzo, in realtà ogni serata il pezzo, anche se è sempre quello in realtà, però un pochettino tende a modificarsi, a fare delle piccole variazioni in base anche al momento, alla gente che c'è davanti, alle sensazioni che prova, alle emozioni in cui è salito sul palco, tante cose che poi in realtà il brano è un pochettino come se vivesse una propria vita e si evolvesse in quel momento. Ti è capitato? Sì, è così, deve essere così, le canzoni sono una cosa viva, sono una cosa che nel momento in cui le hai finite, in cui le stacchi, in cui le condividi con le persone, prendono una vita loro. Non sono più tue, sono di chi le ascolta o sono indipendenti. Ed è questa è la cosa più bella, vedere che poi alla fine le canzoni fanno quello che vogliono loro e ti portano loro a quel tipo di reazione che hai o anche come cambia il tuo rapporto con loro. La tua emotività ti prendono strade che non sono quelle pensate all'inizio, banalmente anche nel significato dei testi. Mi piace sempre scrivere testi che non siano immediatamente leggibili, che non siano un articolo di giornale, che non siano cronaca, ma che possano suscitare qualcosa possano generare in chi l'ascolta una lettura che magari è completamente diversa dalla mia. E non è sbagliata qua di chi ascolta, è giusta, perché poi è la canzone che parla. Chi l'ha Sì. scritta se l'è fatto, ci ha messo dentro un qualcosa di suo e quella parte serve a lui. Poi è la canzone che prende vita e la ragione ce l'ha chi l'ascolta. Invece la sensazione che ho provato a livello proprio di emozione, dal passare a suonare soltanto dei brani di altri, di una band, a suonare i tuoi brani e al risultato finale che hai ascoltato insieme chiaramente a chi era il tuo compagno, il tuo collega del duo, avete ascoltato il brano finito, e qual è la sensazione? Poi dire questo è mio, perché non è dell'altra band, è mio. Qual è la sensazione poi finale a livello emotivo? Lavori anche su inediti, ne abbiamo già fatti anche in precedenza ed è davvero, ci arrivi stremato perché lavori per mesi su un pezzo, l'ascolti un milione di volte, ci fai un milione di operazioni che sembrano togliere qualunque aspetto poetico, artistico, dagli editing al messaggio a quello che poi succede dopo, fare davvero delle operazioni di artigianato musicale. Poi la senti alla fine, quando senti che è finito quasi o nei vari step, ripensi a
a cosa ti aveva dato scrivendola, a cosa ti aveva mosso a scriverla, e hai poi la sensazione di avere creato. Perché dove c'era una canzone prima non c'era niente. Dove c'era un quadro prima c'erano la tela e i colori. Dove c'è una statua prima c'era un blocco di marmo. Ed è, sono arti altissime anche quelle, per carità. Dove c'è una canzone prima non c'era niente. E dal nulla viene fuori una canzone. Qualcosa che pensa alla storia della musica, alla storia della canzone, non ne citerei neanche, pensa a alcune canzoni che importanza enorme hanno avuto per le persone, e prima di loro non c'era, al posto di quella canzone non c'era niente. Questa è la cosa, secondo me, più pazzesca che appartiene alla musica. A livello musicale nascono prima le parole, nasce prima la musica o nascono insieme? Dipende da come scrivo. Se scrivo da solo, nascono insieme. Nel senso, se l'idea iniziale del pezzo è mia, io magari mi appunto una frase o un'idea di testo, o magari una frase musicale, un giro di chitarra, un cambio di accordi di piano, e rimangono lì magari anche mesi. Quando trovo la svolta per svilupparli, devo andare di pari passo almeno fino al primo ritornello, fino allo strofa ritornello, quindi se è una canzone con la forma tradizionale. Quindi lì si porta, devono andare avanti di pari passo. Non riesco a dare un senso alla musica senza un testo che la spieghi, così come non riuscirei mai a scrivermi tutto un testo su carta e poi a musicarlo. Se invece si lavora collaborando, allora poi ci sono dinamiche anche diverse. Ad esempio, dei quattro pezzi dell'EP, tre sono stati scritti in questo modo, con la mia idea originaria a voce e chitarra, e poi quando era compiuta la struttura lo portavo a Ivan. Ad esempio, Artisti Vari è stata una base sua, che aveva elaborato partendo da fase 1, ad esempio, sempre da un altro pezzo, e che mi ha dato, no, ma qua la canzone è finita così, ci scrivo un testo, una linea vocale e via. Cioè, quando lavori in band, magari hai un riff, un giro di chitarra, lo fai sentire agli altri che ci attaccano cose, e in genere poi il cantante arriva sempre, lo sfigato che arriva per ultimo a mettere su le parole, sulla melodia di chi pensava suonare. In questo caso, quando scrivo da solo, vado di pari passo. C'è qualche artista a cui ti sei ispirato, hai tanta ispirazione, che ti ha fatto anche crescere musicalmente? Allora, nella mia crescita, da che suono, che è un po' tanto tempo, non dico quanto perché poi mi vergogno, passo per vecchio, sicuramente tanto. Farei fatica, faccio veramente fatica a trovare delle influenze precise che abbiano influenzato questo lavoro. Per dire, io a 16-17 anni suonavo i Led Zeppelin. Poi c'è stato il periodo dell'alternative, sia italiano che non, quindi gli After Hours in Italia, i Radiohead fuori. Non mi sono mai fissato su un genere, mi piace ascoltare davvero tanto di tante cose varie, magari pochi artisti selezionati di una scena, ma di diversi generi, dal cantautorato italiano puro o anglosassone puro, fino anche a alcune cose di rap, alcune cose di metal. Diciamo che in gioventù ero molto rock and roll. Ero chitarrista, ero con la mia Les Paul distorta, i capelli lunghi. Adesso è diverso anche perché il rock non si sta adattando bene a questo periodo. Comunque anche gli interessi sono diversi, a eccezione forse l'ultimo disco dei fantastici Skintifia, che è un disco clamoroso, bellissimo. Se devo pensare come cantautore a quella che può essere una figura di riferimento, ma davvero non stilistica, perché è una scrittura diversissima da lui, ma proprio a livello di attitudine alla scrittura, ti dico Nick Cave. Ah, Nick Cave. No. E mentre come chitarrista, tu sei chitarrista, c'è di quelli, io ti faccio un esempio, alcuni nomi
semplici, Van Halen, Joe Satriani, ma anche il chitarrista di Vasco Rossi, Sulieri, nomi semplici, ecco, anche se poi il nuovo chitarrista in realtà è una vita che suona adesso con Vasco, però questo mondo del chitarra, perché poi soprattutto perché hai preso la chitarra e soprattutto l'elettrica? La chitarra ho iniziato a suonarla davvero da bambino, cioè a 11 anni, e ho passato proprio degli anni immerso totalmente nello strumento. Satriani lo studiavo parecchio quando andavo alle superiori, anche se comunque non mi sono mai troppo appassionato al virtuosismo. Chitarristicamente mi piaceva più il blues, appunto Zeppelin, Jimmy Page, Hendrix, Jeff Beck, chitarrista meno conosciuto ma clamoroso, e soprattutto poi ha avuto un'evoluzione nella sua carriera pazzesca. E fino anche a geni della chitarra di decenni successivi, viene in mente Tom Morello di Rage Against the Machine, che è un chitarrista secondo me fantastico. E è stato un periodo importante, divertente, poi perché si suonava veramente tanto. Devo dire che adesso però, quando sento un assolo di chitarra in una canzone, quasi mi infastidisce. Poi, le chitarre sono l'unico strumento vero, reale, che è stato suonato in queste EP, perché il resto è tutta elettronica. E ho fatto qualche particina di chitarra, però mi piace anche l'idea di allontanarmi un po' dal chitarrismo puro. Sto imparando piano piano, sto migliorando sul pianoforte, anche perché la chitarra è uno strumento che ti limita abbastanza a livello compositivo. Ti dà abbastanza limiti, soprattutto se scrivi da solo. Se stai arrangiando con una band, allora rimane una figata comunque. Però certe cose le vedi meglio su una tastiera di un piano, e sicuramente adesso sono molto più concentrato e affascinato dall'aspetto proprio della scrittura di canzoni, piuttosto che fare 20 minuti di assolo con l'archetto del violino in Disney Confused, come facevo anni fa. E invece, a questo punto, una delle ultime domande. È più facile reinserire le parole in un testo oppure toglierle e riuscirsi a dare un senso logico alla canzone? Se lavorare per addizione o per sottrazione, mi stai chiedendo. Allora, anche è una cosa che sto scoprendo adesso, e senza volerlo. Io sono sempre stato affascinato dai testi fitti, anche per questo certo rap mi piace, quindi con versi lunghi, con tante sillabe, con magari poca melodia, pensa a Bob Dylan. E invece mi sono trovato su questi pezzi, forse a parte uno, a lavorare con meno parole, a lavorare più per immagini, a lavorare quasi con il cut-up, quindi con un taglia e incolla di immagini messe assieme. Devo dire, adesso mi viene più difficile aggiungere. Mi trovo più a mio agio in un ambito di sottrazione, e la cosa mi destabilizza un po', perché non sono mai stato un sostenitore del less is more. Ero sempre uno che piace aggiungere elementi. Invece in questo periodo sto vivendo un momento di sottrazione e di cercare di spingere, di dare il peso maggiore possibile a poche parole, a pochi concetti. Secondo, passiamo per il futuro. Adesso, da adesso in poi, oltre a promuovere il disco, ci sarà anche un momento live. Allora, lo spero, non vedo l'ora, non è in programma, nel senso che non ci stiamo muovendo concretamente in questa direzione. Il disco è freschissimo, il progetto è freschissimo, e non era nulla pubblicamente prima che uscisse questo disco. Quindi c'è da far lavorare questi pezzi, c'è da farli arrivare,
c'è da creare interesse, un seguito, perché i palchi si trovano, ma vanno riempiti sotto, perché sennò è inutile fare concerti. E c'è in realtà soprattutto anche da produrre ancora altro materiale, perché comunque anche un certo tipo di minutaggio e di durata va dato. Quindi i programmi per l'immediato futuro, appena si calma un attimo il periodo di promozione, sono di rimetterci in studio, produrre qualcosa, probabilmente usciranno dei singoli, abbiamo già delle idee, sia io che Ivan abbiamo già del materiale in caldo, io il mio, lui il suo. Non ci siamo ancora messi a lavorare insieme proprio perché ci siamo dati questo periodo, qualche settimana di respiro per dedicarci alla promozione, ad accompagnare le uscite, ma l'estate sicuramente sarà dedicata a produrre nuovo materiale. Poi le cose che devono succedere succedono e spingeremo per far sì che succedano quelle che preferiamo. E sul palco non vedo l'ora di andarci. Diciamo che è anche giusto, secondo me, e ci tengo a dire questa cosa, scusami, è giusto che quest'estate a livello live se la godano quei musicisti e quei progetti che erano già pronti, esistevano già ed erano già consolidati 2 anni e mezzo fa e hanno dovuto vivere senza ossigeno per 2 anni, senza quasi poter suonare o hanno dovuto rimandare o erano lì pronti. Aito non esisteva nel marzo 2020, quindi può aspettare che chi c'era e per cause assurde, nel senso di imponderabili, non ha potuto farlo, si prenda adesso quello che non ha potuto prendersi prima. Si prospetta un'estate piena di concerti e di figate. Mi sto per prendere un calendario per segnarmi tutti i concerti da andare a vedere, perché sennò rischio di sovrapporli e prendere i biglietti per 2 robe nello stesso giorno. Godiamoci tutti, godetevi tutti, perché mai come quest'anno vale la pena di farsi un'estate di live e di riprenderci tutto quello che ci è mancato prima. Intanto ricordiamo dove poterti raggiungere, gli indirizzi, i vari social, dove per comprare il disco. Allora, tu cerchi intanto su Instagram, che ormai è diventato il centro del mondo, si può cercare Aito, sia scritto così che puntato, quindi a.i.t.o, che sarebbe l'addizione, che sarebbe il modo corretto di scriverlo. Su Facebook la pagina è Aito con i punti fra le lettere scritto per esteso, perché Facebook non mi faceva mettere la sigla, e poi il disco è su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, cioè sia l'audio su YouTube Music che il video di artisti vari sul mio canale, e quindi dappertutto. Basta cercare Aito o Aito Ivan Call e il materiale si trova e si raggiunge tranquillamente. Ci sarà la possibilità di avere anche il formato solido nel tempo? Per ora no. No, Qua, quando no. l'avete fatto un po' più grande, sì, c'è l'idea di poterlo poi trasformare in un formato solido, un CD, un vinile. Guarda, su questo magari scontenterò, cioè mi troverò in disaccordo con i più duri e puri. Io non sono un cultore del formato solido. Quando andavo al liceo, avevo le montagne di CD in casa tra originali e masterizzati. Adesso in casa non avrei dove far girare un CD. Non ho mai avuto rapporti col vinile. Questo forse è una mancanza mia, è una cosa che manca alla mia vita, quindi mi permetto di mettere di avere alcuna voce in capitolo, però con i suoi pro e i suoi contro, secondo me la musica in digitale in questo modo ha il suo senso, a livello di principio assoluto. Poi tante cose sono belle a livello di principio assoluto e poi nella pratica vengono fuori delle porcherie, ma non per questo bisogna smanettare. Grazie a tutti, grazie a chi ha seguito, grazie a te e
Ci vediamo in giro. Per il momento, ahimè, sui social. Una cosa ci tengo a dire, proprio perché una cosa a cui possono servire i social e questo ambiente. Un musicista, quando non è sul palco, o comunque anche una band, è solo. Se uno ascolta la musica, se uno ha un... se uno ascolta un pezzo che gli dice qualcosa, che gli suscita qualcosa, è interessantissimo ricevere un feedback. Dà la sensazione che la musica là fuori sta lavorando, sta esistendo. E questo è fondamentale. Quindi, se a qualcuno capita di incrociare le mie canzoni o il video, di avere un'idea, può benissimo farvelo sapere. Può anche dire fa cagare, cioè è un assoluto diritto delle canzoni anche fare cagare qualcuno. Ed è diritto dirlo, perché non mi stai offendendo. Non è un'offesa. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.